Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, ben ritrovati in studio Bonella Massimo per Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Alla regia subito vado a salutare il nostro, potremmo dire, grande regista, anche perché senza di lui non potremmo andare in onda, mi riferisco a Paolo Gavasso. E altresì ringrazio anche alla regia dall'altra parte, a Treviso, anche perché insomma noi andiamo in onda su un'altra emittente, che debbo ringraziarla in modo particolare perché gratuitamente, sottolineo gratuitamente, ci ripete questa nostra trasmissione che nasce qui da Radio Piper, ricordo anche le frequenze, 93.8, 88 e 800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico, ci ascoltano addirittura anche nell'Istria, verso il Quarnero, insomma un bel raggio, da Venezia fino all'Istria. Ecco, tra altre cose Venezia e l'Istria sono due terre, come si può dire, gemelle per motivi storici e culturali. Ecco, e quindi dicevo, ringraziamo anche la regia centrale di Treviso, di RST, Radio Sirius TV, vale a dire Rosario Moreno e Ugo. Abbiamo anche diciamo, l'aiutante che a volte sostituisce Rosario Moreno, quindi Ugo Moreno, che ringrazio fin da adesso. E un saluto anche alle loro, poi a sua volta, piccole emittenti di taglio locale, sempre a carattere online, che sono collegate a reti unificate proprio per promuovere sempre di più questa trasmissione che nasce qui da Radio Piper. Dunque, io darei subito la parola al nostro collaboratore, e qui oggi siamo un po' in tema di sostituzioni, di supplenze anche, come si suol dire, perché abbiamo Marco Grilli di Alternativa Politica, che praticamente sta sostituendo Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Prima però vorrei darvi una notizia che rimane un po' sotto i riflettori in questa settimana. Dunque, un cittadino, parliamo di torture, quindi parliamo di un argomento molto serio, molto grave, estremamente grave, che nel 2000 ancora esistono su questa terra. Dunque, un cittadino somalo di appena, pensate, 23 anni, è stato arrestato dalla polizia nel hotspot di Lampedusa con l'accusa di essere fra i torturatori che sequestravano e seviziavano i migranti in attesa di imbarcarsi dalle coste libiche. Ecco, pensate cosa fanno questa gente, appena nati possiamo dire, no? E si mettono addirittura a prendere donne, uomini, anziani, insomma queste povere persone che cercano di andare a trovare una nuova vita praticamente più tranquilla, senza le guerre, che vengono addirittura, si permettono di andarli a torturare. Sono cose che io veramente, cioè, credo che manco il demonio riesce a fare una cosa del genere. Ecco, allora andiamo avanti con la notizia. Nel fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica DDA di Palermo, il giovane è accusato di associazione per delinquere armata di carattere transnazionale dedita alla tratta di persone, sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio e favoreggiamento immigrazione clandestina. Adesso vedremo questi personaggi, se riusciamo in qualche maniera, se le istituzioni italiane, ma non solo, dovrebbe esserci, diciamo così, un pool di stati a cercare di stanare questi
personaggi squallidi, appena ventenni, avete sentito questo, per esempio questo cittadino somalo, che si permettono di torturare le persone che scappano da delle tragedie. Queste sono cose veramente, cioè si pensava che le situazioni hitleriane fossero oramai superate, sorpassate, no? Cioè, di solito quando uno batte la testa, tocca il fondo, poi insomma alla fine non ripete più gli stessi errori. Invece vediamo che gentaglia del genere e anche, ripeto e sottolineo, giovanissimi. Oh, ma scherziamo! Cioè, e ancora si ripetono queste situazioni, forse anche peggio, no? Ma a parte che lì, con quello che ci è successo quella volta, io credo che più di tanto peggio, non so cosa ci possa essere. Però questi ragazzi giovani che si permettono di sfruttare queste persone, torturandoli, ammazzandoli, eccetera, eccetera. Cose che hanno davvero dell'incredibile, dell'incredibile, ma dell'incredibile davvero. Sono cose gravissime, estremamente gravi, che vanno condannati assolutamente. Ecco, io vorrei proprio da questa notizia, come dire, aprire la trasmissione di approfondimento di oggi con Marco Grilli. Ricordo Marco Grilli di Alternativa Politica, quindi ha un po' uno sguardo su quello che sta accadendo sullo scacchiere internazionale, ma non solo, anche in Italia, su tante cose. Ecco, una tua opinione, Marco. Intanto grazie per essere qui presente, mi fa piacere la tua presenza. Grazie a voi come sempre per l'ospitalità e per l'invito. Scusate, mi sta andando giù la voce perché tante cose sono reduce, tu lo sai, come lo sa anche la regia, dalla prima puntata della nuova trasmissione che mi è stata affidata. E quindi è già un bel po' che vado avanti a parlare, quindi vorrete scusarmi per i tic verbali, le perdite di voce, tutto quello che ci va dietro. No, Detto questo. è comprensibile, anzi, visto che ci siamo, possiamo ricordare anche la tua trasmissione che va in onda su Radio Science, perché ora siamo su Radio Piper, però vorrei un attimino così, una parentesi, ecco, ricordaci quando va in onda. Abbiamo previsto di metterla in onda ogni martedì dalle 18 alle 18:50. Gli spazi saranno leggermente flessibili, ma questo è l'arco temporale di riferimento. Tratterà tematiche varie, vuole essere una trasmissione di servizio. Oggi abbiamo fatto la pilota, tra le altre cose, approfittando di notizie qua e là. Non ho voluto toccare l'argomento tortura. Che è abbastanza di per sé disdicevole. Abbiamo toccato un argomento tra la serie e il faceto, che è la comparsa di questo Hitler redivivo a 128 anni, un cittadino argentino. Sì, un'altra delle curiosità del giorno. Che dire, spazio che deve essere di servizio, esattamente come cerchi di fare tu. Con determinate argomentazioni, io di là vorrei anche dare molto spazio ad ospiti per argomentazioni più varie, quali ad esempio la salute, altri argomenti che normalmente non vengono toccati perché scomodi o ritenuti, che dire, possiamo usare questo termine, rotture di scatole dalle persone, soprattutto perché non vengono mai approfonditi o perché vengono sempre celati dietro una sorta di alone di mistero che fa molto comodo soprattutto a fini commerciali. Quindi vorrei parlare anche di pensioni, vorrei parlare del mondo assicurativo, che tra le altre cose è uno di quelli per l'appunto misconosciuto allo stato attuale delle cose, vorrei parlare ovviamente di finanza. Qua con te di solito le prolusioni sono generalmente di carattere sociopolitico e politico internazionale. Quindi tu hai esordito con la notizia del giovane implicato in storie di tortura. Stavo dando un'occhiata a un po' di notizie internazionali, prima non sono riuscito purtroppo a dare grande attenzione a un servizio che era in trasmissione in Al Jazeera. A livello proprio di contestualità. Cosa dire? Beh, mi chiedevi un'opinione sul discorso tortura. Sì, iniziamo da quello. Va detto anche Abbiamo questo. tempo 20 minuti, ecco. Se così una breve, giusto perché sono cose che non si possono, purtroppo, Ignorare. cioè, sono gravissime, non si possono ignorare. Ecco, allora mi interessava così una semplice tua opinione. È una riflessione quella che vorrei fare in questo momento, posto che trovereste traccia anche per esempio su Pandora TV di un servizio che riguardi, molto breve ma efficace, che riguardi il discorso delle torture
che neanche a Guantanamo i prigionieri strategici, diciamo così, degli Stati Uniti sono state rivolte a più riprese per diciamo momenti susseguenti l'attacco alle Torri Gemelle in altri territori, come per esempio in Yemen o in Qatar, c'è il pericolo che queste cose, che queste pratiche vengano ripetute continuativamente. Anzi, nello Yemen è ormai una certezza, le forze militari presenti praticano la tortura su gruppi etnici, diciamo, di opposizione. Ormai è un dato assodato, la pratica della tortura non ha mai trovato un'interruzione nel corso del tempo, dalle guerre più abiete del passato a quelle altrettanto brutte e addirittura più sottili anche dal punto di vista psicologico, che possiamo vedere in questo momento. E apro una parentesi, noi parliamo di peacekeeping quando le nostre truppe, anche quelle italiane e quelle europee, sono impegnate all'estero, ma di fatto stiamo parlando di teatri di guerra. Guerra che incombe anche sulla nostra Europa, che incombe anche sul nostro territorio italiano, soprattutto per il fatto che noi ospitiamo strategicamente, con più o meno piacere, posizioni principali e saldissime della NATO e per converso quindi degli Stati Uniti. Ecco, tra altre cose ti butto lì un elemento, no? Sentivo che ci sono delle esercitazioni NATO proprio a ridosso dei paesi dell'estremo est europeo, ecco, quasi per indispettire la Russia. Sbaglio a dire così oppure c'è del vero? Sbagli sul quasi, sicuramente sono fatte per indispettire la Russia, che in questo momento è chiaramente per elezione la controparte più pericolosa degli Stati Uniti d'America, e per estensione lo è diventata anche di tutta l'Europa. Solo che è una follia, lo dicevo anche prima brevemente in trasmissione, non dal punto di vista militare o strategico, ma dal punto di vista economico è controproducente anche per il nostro stesso sistema Italia, perché una buona parte delle imprese del nord-est, ma comunque anche non solo, possiamo andare anche in Brianza, possiamo scendere anche in altre diciamo aree geografiche del territorio italiano, questa cosa delle sanzioni e delle continue provocazioni alla Russia sta costando all'Italia punti percentuali di PIL. Quindi siamo nell'alveo dell'assurdo. Uno, perché abbiamo cominciato la trasmissione parlando di torture che non dovrebbero più esistere su scala mondiale. Due, perché stiamo parlando di provocazioni militari belle e buone ai danni della Russia. Attenzione, sulla terra non esistono santi, per l'amor del cielo, anche se si parla di Santa Madre Russia. Però quello che sta succedendo nei confronti della Russia, che poi si ripete in piccolo purtroppo come teatri di guerra più o meno civile o più o meno militare anche in altre diciamo aree geografiche del mondo, è una cosa assurda. Cioè stiamo sviluppando tutti i presupposti perché si scateni il terzo conflitto mondiale. Quindi, ecco, qua è qua il punto che preoccupa. Anzi, apro una parentesi, ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che è in macchina, che si sta ascoltando qui nel Veneto orientale oppure nel Friuli Venezia Giulia o nel veneziano, ecco, questa è Radio Piper, che modula sui 93.8 88 800 MHz in sistema RDS. State ascoltando la trasmissione Pianeta Oggi, eventi nel mondo. L'ospite è Marco Grilli del Movimento Alternativa Politica. Ecco, prego Marco. Allora, ecco, si parla appunto del rischio di un eventuale conflitto internazionale. Assolutamente sì, ed è molto più concreto di quanto non si pensi. Allora, mentre vi sto parlando, alle mie spalle, in linea d'aria, direi qualcosa come un chilometro circa, si sta svolgendo un'esercitazione dell'esercito italiano, in particolare della Brigata Corazzata Ariete, proprio qua dietro casa. Voi non potete sentirlo, poco fa erano in volo anche elicotteri. Sono di diversi giorni che anche in orari notturni si sentono magari colpi di armi. Perché? Perché sono in esercitazione, hanno montato un campo, eccetera. E questo non so
si attenga a un programma di esercitazioni più o meno congiunto, più o meno in linea con altri paesi dell'Europa piuttosto che su scala NATO, ma di fatto noi siamo comunque sul piede di guerra. Oltretutto, e qui è un argomento che tu sai mi è molto caro, in località Aviano presso l'aeroporto militare Pagliano Egori, che di fatto è un aeroporto militare italiano, parzialmente ceduto in affitto alla NATO, tra parentesi leggi Stati Uniti, ok, sono stoccate almeno 51 bombe nucleari B61. Che devono essere aggiornate nella versione B61-12. Ecco, già da qui uno può farsi un'idea, voglio dire, ad esempio, non so, un extraterrestre scende su questo pianeta, vede che l'uomo, piuttosto di tutelare il pianeta, lo minaccia, perché sappiamo che se esplodessero anche così per un incidente, oppure per un conflitto internazionale. L'olocausto nucleare non ce lo cava nessuno, benché possano essere sicure per le esplosioni accidentali, super tecnologiche ed avanzate rispetto a quelle che sono esplose a Hiroshima e Nagasaki, per l'amor del cielo, piuttosto che sull'atollo di Mururoa quando qualche pazzo francese vuole provarle. Ma sì, questo era il 96. Sì, tanto per tornare un pochettino al passato, abbastanza. Certo, hai fatto bene a ricordarlo. Vabbè, lasciamo stare i test balistici della Corea del Nord. Lasciamo stare il test, sì, appunto, anche l'ultimo test fallito della Corea del Nord, lasciamo stare le minacce di Israele, lasciamo stare tutto quello che sta succedendo, tra le altre cose, altro teatro di scontri, in questo momento ancora più ideologici che altro, è Arabia Saudita, Qatar, quindi capiamo di che cosa stiamo parlando. Abbiamo agitazione anche da quella parte lì. Arabia Saudita, linea dura contro l'Iran, Arabia Saudita contro la Siria, Stati Uniti contro la Siria. Altra curiosità di questo periodo: pare che le milizie siriane stiano riportando significative vittorie in termini sia di allontanamento che comunque di mantenimento dei territori riconquistati nei dintorni di Raqqa e comunque ai danni di Daesh. Cosa succede? Che contemporaneamente su scala internazionale ci sono altre forze impegnate in questo conflitto contro l'ISIS, Daesh-ISIS sono la stessa cosa, e parliamo degli Stati Uniti per esempio, che stranamente, secondo i reportage effettuati intervistando la popolazione locale, continuano a bombardare zone dove tecnicamente Daesh è già sparito. Allora, sto cercando di capire se sia un errore di intelligence militare o se semplicemente sia il paravento di qualche genere di altre azioni, perché Daesh, ormai lo credo lo sappiano anche i muri, è stata finanziata coi soldi dei sauditi. La Casa Reale Saudita, tra le altre cose, sta facendo pressioni sul Qatar in questo momento. Ha chiesto addirittura la chiusura della filiale di Al Jazeera. Vedi? Se mi spiego. Quindi stiamo anche andando ad attaccare la libera informazione. Quindi sì, da fastidio. Ecco, sì. Quindi la tortura si manifesta in questo momento purtroppo sotto diverse forme. La forma psicologica, la forma fisica, leggi il caso che hai citato tu prima, e la forma politica, leggi le sanzioni dell'Europa o del mondo, se preferisci, civilizzato come viene definito, contro la Russia, che non ha fatto nulla, perché questa storia dell'annessione proditoria della Crimea è una grandissima bufala. La Crimea ha votato per essere riannessa e tornare in seno al territorio russo, quindi alla Federazione Russa. Dirò di più, in questo periodo Vladimir Putin è andato in visita anche a una delle colonie estive che erano state create ancora in tempi del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, per la cura o, diciamo, la vacanza delle famiglie. Chiaramente, quando queste strutture si trovano in Crimea attualmente, quando è finita ovviamente tutta l'epoca dell'URSS, quindi dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
queste colonie, che potremmo ricordare tipo le colonie italiane estive, per capirsi, quindi tutti i luoghi dove venivano destinate famiglie oppure bambini, ragazzi, adolescenti, per trascorrere un determinato lasso di tempo lontano dalle famiglie, ma sorvegliati all'interno di strutture in modo che potessero fare vacanza, come dire, alternativa, ovviamente erano andate in decadimento e deperite. Perché? Perché quando la Crimea era, diciamo, pertinente al territorio ucraino, non sono state più curate, sono state abbandonate, come tra le altre cose, reliquie del passato regime comunista. Negli ultimi anni, o anzi, segnatamente al recupero del territorio della Crimea da parte della Federazione Russa, sono state completamente ristrutturate e rimesse in funzione, non come lager, non come Amarcord post-comunista, ma come luoghi di, diciamo, stazionamento, di vacanza, dedicati per l'appunto a ragazzi, adolescenti, diciamo dal periodo dell'adolescenza, dalla pubertà. Cosa che ha fatto infuriare completamente Kiev. Perché? Perché si è vista strappare di mano, oltre al territorio crimeano, anche, diciamo, quelli che erano i simboli positivi legati al periodo post-comunista, in particolare in questo momento alla Russia, perché quando si parlava una volta di URSS si parlava di Russia volgarmente e impropriamente. Sì. In realtà la Russia, a parte il fatto che è uno degli stati più grandi del mondo, che se non sbaglio copre geograficamente tipo 11 fusi orari, non so se mi spiego di che cosa stiamo parlando, di che tipo di entità. E quindi in questo momento il governo russo, la gestione russa, ha portato benessere all'interno della Crimea a livello psicologico, perché coloro i quali erano russofoni, si sentivano parte di una determinata realtà, sono tornati alla realtà di pertinenza. Due, perché comunque da quando si sono rivicinati alla Russia le condizioni, diciamo, di vita, al di là del conflitto che è ancora in essere all'interno del territorio ucraino, sono migliorate. E poi perché la Russia effettivamente, pur in epoca non più comunista in senso tout court, come dire, si sta riprendendo cura di determinate cose, fa delle operazioni di immagine abbastanza importanti come questa. Quindi Kiev ne ha tratto un documento di immagine. A questo punto, chiaramente, qual è la reazione? Vanno a tirare la giacchetta degli alleati potenti e fanno vedere al mondo che i russi cattivi si sono rubati il territorio e adesso fanno pure i fighi all'interno del territorio, scusa il termine, ma si usa molto ultimamente dal punto di vista della comunicazione. Sì, purtroppo tendiamo poi a copiare i cosiddetti linguaggi dei network, no? Tanto per essere chiari, coloro che hanno preso tutte le frequenze terrestri negli anni Ottanta, no? Poi creato questo monopolio mediatico in Italia e quindi con tutto un loro linguaggio, no? Inculcandolo nelle persone di tutti i giorni. Ecco, io però volevo bene innanzitutto ricordare, per chi si fosse sintonizzato, che questa è Radio Piper, che modula sui 93.8, 88.800 MHz in stereofonia in tutto l'Alto Adriatico, quindi ci potete ricevere da Venezia fino giù al Quarnero. E ringrazio anche RST, Radio Science TV di Treviso, perché gratuitamente ripete questa nostra trasmissione. Io volevo, Marco, darti una notizia, no, che avevo... Scusa, spero di non essere andato, perdonami, spero di non essere andato troppo fuori tema rispetto alla tua domanda. No, va benissimo, guarda, stai spiegando anche in maniera molto chiara, in maniera molto, come si può dire, ben equalizzata, ecco, perché c'è tanta, come si suol dire, carne al fuoco, ma non tanta, di più, tantissima. E se non stiamo attenti finiremo anche noi per essere carne al fuoco. Non è facile. La parola. Intanto cerchiamo di essere, come dire, tra virgolette, protagonisti nel spiegarla nei nostri piccoli mass media.
E poi speriamo anche di avere un po' di fortuna, magari di poter ingrandire questo raggio d'azione. Allora, no, va molto bene, è chiarissimo tutto quello che dici, anzi, mi fa proprio piacere, te lo dico per la seconda volta, che tu sia qui alla radio, perché sai anche ben spiegare, i concetti, le situazioni, non è facile, non è da tutti, un po' come l'insegnante a scuola. Non tutti hanno il dono di spiegare. A volte io ricordo quando andavo a scuola qualche anno fa che praticamente con certi insegnanti non si capiva proprio una mazza e con altri invece si riusciva a capire, a assimilare subito, senza non occorreva a volte nemmeno prendere degli appunti, già avevi lo schema in testa, no? Ecco, quindi ecco, qui vale la stessa cosa. Io volevo darti questa notizia qui, ecco, poi andiamo un po' verso la conclusione, abbiamo ancora un 5, diciamo un 5, 7 minuti, ecco. A disposizione. C'è questa notizia che fa pensare. Parliamo di un attacco hacker che ha colpito la Russia e soprattutto l'Ucraina, provocando disservizi. Ad esempio, nella metropolitana di Kiev non sono possibili pagamenti elettronici, all'aeroporto di Boryspil ci sono dei ritardi nei voli e anche nella centrale nucleare di Chernobyl, che è la cosa che a me mi preoccupa di più, ecco, il sito è fuori uso come gli strumenti di controllo delle radiazioni. Non mancano le polemiche sulla paternità dell'attacco condotto con il virus che lo chiamano Petya o Petia. Ecco, credo, allora dunque, il ministro dell'interno dell'Ucraina dice: credo che non ci sia dubbio che dietro a questi giochetti ci sia la Russia. A te, Marco. Andiamo in conclusione, andiamo dai 7 minuti su questo. Sarò ok, 7 minuti o meno che ci voglio, più che ci voglio, cercheremo di essere concisi, come Sì, dire. certo. Solo per il fatto che questo attacco di hackers abbia colpito anche Chernobyl, più o meno gravemente, perché poi lì bisognerebbe analizzare cosa questo attacco sia andato a colpire realmente, e le notizie che circolano ti danno soltanto una brevissima e piccolissima, per non dire minuta, panoramica di cosa sia successo. Dico che se qualche hacker russo, più o meno prezzolato dal governo, si sia inventato di attaccare la centrale di Chernobyl, vuol dire che probabilmente non ha capito il senso autodistruttivo della cosa, perché andare a colpire un sito così particolare, che poi ha già una triste storia alle spalle, sarebbe come dire che noi italiani ci divertiamo a inquinare Seveso un'altra volta. Voglio dire, ha il senso dell'imbecillità. Perdonatemi, ma devo usare questo termine perché rende pienamente il concetto. Come Sì, no, fai ma è a vero, pensare? questi personaggi qua stanno tradendo i propri cittadini, il proprio popolo. Poi Popolo vabbè, ucraino, dico, eh. secondo una Non so se mi hai società, capito, non so se mi hai sì. capito. Sì, Ecco. ma diciamo Gli altri. comoda, allora, decodificando, gli comoda dare la colpa a Mosca perché probabilmente fanno i giochi dell'Occidente. Beh, mi pare abbastanza chiaro. Se l'episodio che ho citato prima in trasmissione anche, se il ministro degli esteri ucraino, che è in Italia per parlare con Angelino Alfano, ovvero il suo corrispondente italiano, delle varie relazioni, controrelazioni, Italia, Europa, eccetera, 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 si rifiuta di rispondere alla domanda di un giornalista russo, è chiaro che per definizione è un po' come governo e opposizione nella politica anche nostrana. Se uno dice A, l'altro deve dire B per forza di cose, per cui se qualcosa va bene è merito del governo, se qualcosa va male purtroppo è colpa dell'opposizione e viceversa. Per cui, come il giorno dopo le elezioni, non riesci mai ad avere una chiara visione delle cose perché ognuno tira l'acqua al suo mulino e non perde mai nessuno. Gli unici che hanno messo determinato, faccio un piccolo riferimento, gli unici che abbiano messo un minimo di sconfitta sono fondamentalmente degli oppositori del fronte interno del PD per quanto riguarda le amministrative 2017. Però, per tornare all'argomento principale, è chiaro che laddove i russi dicono A, gli ucraini devono dire B e viceversa, se non addirittura C, D, Z, fino ad arrivare alla Z, pur di dare addosso, pur di creare quest'aura di slealtà, di
che posso dire io, proprio di colpevolezza, di non solo manchevolezza, ma proprio di delinquenza. Stiamo parlando di delinquenza, cioè stiamo creando, parlando di qualcuno che sta cercando di creare un danno in un modo o in un altro, una disfunzione, un fastidio. Cioè, lo vedo talmente sterile, controproducente, nel senso di una politica mondiale volta a risolvere problemi, che per l'appunto risulta essere un atteggiamento più orientato verso la creazione di nuovi problemi, che come soluzione possono portare soltanto da una parte, e cioè alla guerra. Allora, provocazioni a bordo confine, accuse di spionaggio più o meno industriale o spionaggio informatico, la Russia che ci mette il naso nelle elezioni americane, caso strano viene eletto Trump che va d'accordo con Putin, col quale sta cercando di rilanciare un dialogo. Che posso dire ancora? Ne abbiamo gli hacker che vanno a danneggiare Ucraina, territorio, la Russia che va a riattare le colonie all'interno del territorio della Crimea, Putin che vuole fare la parte del neo-zar, non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. E poi è troppo intelligente per fare errori di questo genere. L'hanno provocato in tutte le maniere possibili, immaginabili fino adesso. È chiaro che non possono passare il limite, perché altrimenti la comunità internazionale dovrebbe fare delle riflessioni, che invece non è portata a fare, per ovvi motivi. Sì, no, io vedo un'Europa, diciamo, qui centrale, che insomma non si sa un po' come Ponzio Pilato, per capirci. Bah, qui siamo ben oltre Ponzio Pilato, qui siamo a Giuda, se proprio vogliamo fare una citazione. Sì, sì, sì. E ecco, attenzione, con questo... Giuda, dopo la restituzione dei 30 denari ai sacerdoti, cosa ha fatto? È andato a impiccarsi. Quindi ha peccato ben due volte, anzi tre volte per la verità. Quindi non vorrei che l'Europa peccasse in troppe direzioni fino al punto di giocare all'autodistruzione, cosa che peraltro in senso di disunione politica, ma di riunione sotto l'ombrello protettivo della NATO, fa molto comodo ai padroni della NATO. Allora, finché l'Europa rimane disunita politicamente il più possibile, gli Stati Uniti hanno solo da guadagnarci, perché vanno a beccare nei territori dove fa più loro comodo andare. Allora ecco che si riprendono la Germania, ecco che si stanno riprendendo la Francia, perché Macron, cosa pensate che sia? È uno dei delfini degli Stati Uniti insieme all'Europa. Allora ecco che sono andati ad aprire con la NATO in Montenegro. In Montenegro? In Montenegro? Ma ci rendiamo conto? Perché? Perché è una posizione super strategica all'interno del territorio europeo. Siamo a ridosso dei Balcani, vicino all'Italia. Siamo vicini alla Russia comunque. Siamo vicini anche al Medio Oriente in un certo senso. Non so se mi spiego. Che posso dire io, eccitato anche gli animi delle repubbliche ex sovietiche nel Baltico, anche lì esercitazioni, anche lì coinvolgimento nella NATO, anche lì vertici politici che ovviamente cantano la stessa canzone, forse. Insomma, unendo il puzzle viene fuori un po' inizia ad esserci un po' una figura abbastanza chiara. Sì, dall'altra parte abbiamo fondamentalmente chi? La Russia, abbiamo la Cina, attenzione alla Cina, perché sembra che sia fuori dai giochi, attenzione alla Cina, lo vedremo anche prossimamente. Lasciamo perdere la Corea del Nord, perché un minimo di studi mi insegnano che con un piccolo pulsante la Corea del Nord sparisce dalla carta geografica, penso tra i 30 secondi e il minuto e mezzo, non penso ci voglia molto di più. Ma probabilmente la Corea del Nord è un po' come dire una sonda, no? Sai quando gli elettricisti la usano per andare a sondare e poi nei fori come mai non passa, per far passare il cavo, no? Allora mandano la sonda avanti, no? Che quella più, con la testina riesce ad andare avanti. Che la sonda, e fa strada, e fa strada. Più che la sonda direi che sia una sorta di cerca fase, visto che mi citi
l'arte dell'elettricista. Sì, ma si usa anche, quell'altro, ricordo tanti anni fa, che avevo usato, ecco, questo sistema per poter poi far entrare il cavo, altrimenti non riesci a farlo passare su un foro più o meno lungo, no? Ecco, lì succede un po' la stessa cosa, si mette davanti quella per andare un po' a dare dei segnali, molto probabilmente allora, usano la Corea del Nord. Guarda, siamo fuori tempo massimo, se puoi dare una conclusione ti lascio. Ultimissima cosa, sempre in rapporto a quest'ultimo argomento trattato. Il giovane dittatore nordcoreano, che tale è fondamentalmente, fa e dice quello che vuole e quello che noi possiamo sapere fondamentalmente, perché fa comodo che faccia così a qualcuno, punto e basta. E fa parte della stessa meccanica di destabilizzazione che ci deve essere su scala mondiale, perché qualcuno possa tirare le fila del discorso. Molto semplice. E qui chiudo. Certo, grazie veramente Marco Grilli del Movimento Alternativa Politica di Giulietto Chiesa. Grazie a voi. Ricordo anche pandoratv.it, l'emittente gestita proprio da Giulietto Chiesa. E cosa dire ancora? Molto semplice, riflettiamo, guardiamo, osserviamo, non spegniamo la televisione, ma cerchiamo di selezionare quei canali che danno un'informazione, ecco, il più possibile, diciamo così, corretta. E cerchiamo di capire quindi cosa sta succedendo, perché ne va dei nostri figli. Io a volte sento molte persone che dicono: ma no, io non so niente, chiudo la televisione, la spengo, non voglio neanche sentire niente. E poi li vedo anche a volte in alcune conferenze e dico: ma va bene, ma allora cerchiamo di capire un attimo questi mass media che cosa dicono, anche di sbagliato, anche per capire un attimo che tipo di informazioni ci stanno dando. Quindi ecco, cerchiamo di avere le antenne in alto. Io ringrazio qui a Radio Piper Paolo Galasso, siamo andati in onda infatti proprio grazie a lui, altresì un ringraziamento alla regia di Treviso di Radio Science per questa, come si può dire, ripetizione del nostro programma che nasce qui da Radio Piper. Ricordo sempre le frequenze 93.8, 88.800 MHz in stereofonia, ci potete ascoltare dal Veneziano fino al Quarnero, anche siamo presenti in streaming su radiopiper.it. Grazie dunque a tutti, a voi che ci avete seguito, prossimo appuntamento come sempre allo stesso orario, alla prossima settimana. Un saluto da Bonella Massimo. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.